un'orchestra e tanti eventi all'aperto, così riparte l'attività del Conservatorio Cimarosa d'Avellino. I primi concerti in programma il 2 e il 21 giugno. Stamani il nuovo presidente del Cimarosa, Achille Mottola, e il direttore Maria Gabriella della Sala hanno incontrato il prefetto Paolo Aspena. Cercheremo di fare tutto possibilmente in città, più che in conservatorio, in modo che anche il passante distratto possa invece cogliere l'occasione di confrontarsi con il lavoro che si sta svolgendo in conservatorio. Spazi per altri, per un'attività concertistica? Attività concertistica, sì, inserita magari in momenti, in date ufficiali, di domenica, aperitivi della musica, il più possibile in mezzo alla gente. Anche perché abbiamo bisogno veramente di tanta energia dopo un anno di chiusura. Il miglior modo è cominciare dalla musica. Siamo anche la categoria più disastrata dalle conseguenze del coronavirus. Quindi i docenti, gli studenti hanno bisogno di suonare, finalmente. Vogliamo dire che il nostro primo obiettivo è quello dell'orchestra del conservatorio. Stamattina, questo dovrebbe dirlo lei, ma lo dico io, rubo la notizia, l'abbiamo già detto ai vostri colleghi precedentemente, il Consiglio Accademico ha deliberato la istituzione dell'orchestra del Conservatorio. Passerà in Consiglio di Amministrazione e noi sanciremo questo progetto e andremo avanti. Per cui anche Avellino, anche il Conservatorio Domenico Cimarosa di Avellino ha la sua orchestra.